Ciao a tutte ragazze, in questo video ho realizzato questa ricostruzione con i prodotti Moda Unghie e volevo farvi vedere tutti i passaggi e i loro prodotti. Semplicemente vi mostro il mio metodo di ricostruzione. Qui ho fatto vedere all'inizio un refill e una manicure abbastanza veloce, non invasiva, e comincio con il Dehydrator. Questo prodotto è un 2-in-1, quindi è un deidratante e un primer, un preparatore per l'unghia per migliorare l'aderenza. Basta utilizzarne pochissimo o sul pad o con l'aiuto di un pennello. Dopodiché passo al primer. Ne stendo uno strato sottilissimo su tutta l'unghia, tipo smalto. E per arrivare meglio intorno alle cuticole io preferisco sempre usare un pennellino con una punta un po' più lunga. In questo caso utilizzo il loro pennello, che è l'ovale numero 6. Tutti i loro prodotti vi ho fatto vedere in maniera specifica nel video di spacchettamento che lascio nell'info box oppure qui in alto nel video. Comunque, dopo aver steso in maniera molto precisa la base, la catalizzo in lampada per circa 60 secondi. A questo punto passo a metterle la cartina perché faccio un piccolo allungamento. Premetto che ho fatto un video per l'applicazione corretta della cartina, quindi vi lascio il link nell'info box o qui sotto nel video. E parliamo soltanto della loro cartina, e mi sono trovata benissimo. Ho apprezzato tantissimo le linee guida, soprattutto per questa forma a mandorla, e sono molto flessibili, si applicano veramente molto bene ed è facilissimo applicarle. Infatti, rispetto ad altre cartine che io mi devo aiutare anche con la mano sinistra e le devo tenere, infatti ero lì già pronta a tenerle, questa non c'è stato bisogno. Infatti lo faccio vedere che quando chiudo la parte davanti mi libero, non mi aiuto più e posso tranquillamente, vedete, farla aderire bene al dito e chiuderla. Mi ci sono trovata benissimo e si può lavorare anche facendo più dita alla volta. Poi utilizzo il loro costruttore, l'Hard Clear. Allora, io consiglio sempre di prenderlo dai bordi per evitare che si formino le bolle. E come vedete è molto molto denso, la densità è alta ed è autolivellante. Io comincio con una prima passata così sottile a smalto per andare in tutti i punti, mi piace essere molto precisa. Quindi mi faccio il giro intorno alle cuticole e lo stendo su tutta la lunghezza, dopodiché catalizzo in lampada. Lo catalizzo circa 30 secondi, 30-60 secondi. Dopodiché procedo con l'allungamento. Io qui faccio poco perché non volevo allungarle troppo e mi dispiaceva accorciare troppo le mie unghie. Quindi mi aiuto con queste linee guida, scelgo il numero della lunghezza e semplicemente vado a seguire le linee messe a disposizione. Quindi, come vedete, si può lavorare lentamente, il prodotto non cola. Una volta steso, se aspettate qualche secondo, si autolivella, quindi non c'è bisogno di stare lì troppe volte ad aggiustarlo, non fa perdere tempo. Una volta creata la struttura che piace a voi, fermate e catalizzate tutto in lampada. A questo punto prelevo un po' più di prodotto e vado a creare la bombatura. Lo vado a posizionare all'incirca al centro dell'unghia, il cosiddetto punto di stress. Quello è fondamentale, crearlo non serve mettere troppo prodotto, l'importante è che si crea quel punto di stress in modo che se si va ad urtare non si stressa appunto la nostra unghia naturale. Comunque con questo pennello mi vado ad aiutare, la sua forma è adatta proprio per trasportare il prodotto ed essere precisi attorno al giro cuticole.
Come vedete, quindi con molta calma, perché questo gel me lo permette, con molta calma vado intorno al giro cuticole e su tutta poi la lunghezza dell'unghia. Come vi dicevo, il prodotto è autolivellante, quindi se aspettate qualche secondo o se girate il dito sotto sopra, in questo caso io non l'ho fatto perché la struttura mi è piaciuta come è venuta. Infatti, con la punta del pennello vado solo ad aggiustare quei punti in cui vedevo degli avvallamenti che non mi piacevano. Infatti, vedete, per me andava benissimo questa struttura. Ogni volta che aggiustavo, guardavo in tutti i lati, attendevo qualche secondo per far livellare tutto e ho catalizzato in lampada 90 secondi. Una volta catalizzato, vado a togliere la cartina. Come vedete è bella salda, quindi ci ho messo un po' e si vede quando la tolgo quanto la colla sia forte. Passo il cleaner per eliminare la dispersione del gel. E a questo punto poi procedo con la limatura. Metto in sicuro il pennello in modo che i residui della limatura non vadano a intaccare il pennello e con la lima grana 100-100 va benissimo. Vado a limare l'unghia, a dare la forma che voglio. Anche per questo ho fatto un video apposta perché qui io non riesco ad andare a mettermi bene in telecamera e quindi ho creato un video apposta per far vedere come limare l'unghia. Alla fine, sul punto di stress, quindi sulla bombatura, vado a passare semplicemente il buffer perché non voglio abbassarlo ulteriormente, creando appunto una struttura molto naturale. Terminata la limatura, passo alla stesura di questo gel color Passione Italiana. C'è un video apposta in cui vi mostro l'utilizzo del pennello, del gel color e anche dei pigmenti e quindi sigillo tutto con il top brillante. La stesura di questo top è davvero ottima. Il pennello, ho notato, come dicevo anche in un altro video, che è più piccolo e più largo. Questo mi permette di stenderlo in maniera molto uniforme e l'importante è andare sempre in tutti i punti, anche sulla punta. Passo alla fine a sgrassare e utilizzo l'olio per deidratare di nuovo le cuticole. Questo è il lavoro finale, spero vi sia piaciuto. Un bacio, alla prossima, ciao!